perché a Ogoe non si va. Non me l'aspettavo e quindi è ancora più gradita, nel senso che noi abbiamo sempre fatto un lavoro sincero, vero, trasparente, e Napoli ha questo volto. Napoli, devi entrare a Napoli per conoscere Napoli, ma questa è una frase anche dal punto di vista del cuore. Praticamente noi abbiamo capito Napoli, perlomeno io, nel corso degli anni, il suo vero volto, che sono poi le persone. È un bellissimo affresco e i colori, le tinte, sono proprio tutti gli abitanti di Napoli. C'è molto cuore, è una città con tante complessità, una città certamente non facile in certe aree, ma quale altra città non è così, ditemi. Ma soprattutto Napoli ha una grandissima storia che risale all'epoca greca, che risale all'epoca romana, e già durante l'epoca romana qui si parlava il greco, era una città colta, una città diversa, con una sua personalità. E poi nel corso dei secoli, nel Medioevo, ha avuto il suo volto fino ad arrivare poi a essere una delle culle dell'illuminismo, con delle intelligenze, delle menti illuminate, e non a caso qui c'è il teatro d'opera più antico d'Europa, non è un caso, è una delle tante meraviglie che può darvi Napoli. Alberto Angela, volto noto della divulgazione scientifica della televisione italiana, figlio del pioniere della divulgazione televisiva Piero, autore di trasmissioni di successo fra cui i recenti racconti documentali sulla città di Napoli, di cui ha messo in risalto l'unicità del territorio e della sua comunità, ha ricevuto oggi la cittadinanza onoraria conferita dall'amministrazione comunale. Perché Napoli la scopri vivendola. Ora, ripeto, ci sono tanti problemi, inutile negarlo, però anche tante meraviglie che di solito non vengono raccontate. Noi con i nostri programmi cerchiamo di farlo e vi assicuro che, diciamo, stando qui a Napoli c'è davvero il piacere della scoperta. Onorati di questa scelta che abbiamo fortemente voluto insieme al popolo napoletano, che si è fatto promotore di una bellissima petizione via web. Alberto Angela lo merita non solo per la sua storia di giornalista, di divulgatore scientifico, di storico, di ambientalista, ma per come ha avuto la capacità di entrare nel corpo, nel cuore e nell'anima della nostra città, di raccontarla con onestà intellettuale, di conoscere l'umanità di questa città, di comprenderne la proiezione senza confini, una cittadinanza onoraria davvero meritata. Oggi abbiamo un immenso divulgatore scientifico che con grande eticità, professionalità, competenza, passione e amore saprà raccontare Napoli in Italia, in Europa e nel mondo.